A poco meno di 2 giorni dall'elezione di Camillo D'Angelo alla presidenza della provincia di Teramo, caldeggiata da Italia Viva, che aveva sostenuto con forza la candidatura del sindaco di Valle Castellana, oggi il coordinatore regionale del partito, Camillo D'Alessandro, accompagnato dai vertici locali, ha voluto fare il punto di questa tornata È elettorale. una vittoria utile per la provincia di Teramo e da un punto di vista politico c'è un solo grande sconfitto e poi a cascata anche gli altri che affronteremo, ma il più grande sconfitto si chiama Marco Marsiglio, presidente della regione che ha ritrovato in questa provincia, che è territorio del collegio elettorale dove è stata eletta la Meloni, un centrodestra spappolato, è lui che ha provato a colonizzare anche la provincia di Teramo, non ci è riuscita. Gli amministratori locali non sono birilli che sposti come ti pare dopo che ti sei seduta al tavolo 3-4 persone. Questa è una grande lezione che dimostra che in Abruzzo tutto è possibile. Noi abbiamo contribuito affinché il patto di pochi ricadesse su tutti e adesso troveremo il modo col presidente di dare una mano. Non ho mai considerato il ruolo formale come ruolo sostanziale. Ciò che è di sostanza è il fatto politico accaduto qui a Teramo, e cioè che Italia Viva è stata determinante per l'elezione di un presidente civico, da un profilo da amministratore, e che il centrodestra, per quanto mi riguarda, è spappolato e torna a casa con le ossa rotte che credo avranno una eco anche nelle elezioni comunali. Accordi politici nazionali che su questa elezione provinciale sono totalmente saltati in tutte le coalizioni, anche nel terzo polo composto da Azione, che ha appoggiato il sindaco di Tortoreto Piccioni, e Italia Viva, vicina al nuovo Il presidente. terzo polo non è ancora un partito, è una federazione. In questo caso l'abbiamo pensata diversamente, spero che recupereremo il modo per una strategia comune anche nei prossimi appuntamenti.